Azione. Ciao a tutti, benvenuti alla mia recensione sulla Kramer Baretta Special, una chitarra da un costo di circa 200 euro, io l'ho pagata precisamente 179 nuova. È una chitarra che ha un corpo in mogano e manico e tastiera in acero. È molto ben rifinita per il prezzo che è costata, è veramente perfetta, non presenta difetti né sul body per quanto riguarda la verniciatura, è proprio verniciata alla perfezione, e né sul manico. Infatti il manico è liscio e scorrevole, perfetto. Non è verniciato, è lasciato al naturale, ma scorre che è una bellezza. Anche i tasti sono lisci. Non presentano attriti strani quando si eseguono dei bending, non ci sono delle anomalie da nessuna parte, insomma, ho testato la tastiera a lungo, la chitarra l'ho ricevuta 4 giorni fa, ho regolato il truss rod soltanto un po', ho abbassato un po' le sellette per insomma, configurare l'action come piace a me, quindi molto basso, molto, molto veloce. Ho aspettato 4 giorni appunto per vedere se teneva la regolazione, per far sì che si assestasse il manico, e poi infine oggi la recensisco. Che dire altro? Le meccaniche sono meccaniche ovviamente di una chitarra economica, ma comunque molto molto dignitose, cioè tengono bene l'accordatura innanzitutto, e quando si accorda, quando si girano le chiavi, non si sentono scatti strani come succede a volte nelle meccaniche economiche. Idem per il ponte, per il tremolo, che adesso non ho montato la leva, però la monterò quando faremo il test audio. Ho verificato che l'accordatura tiene benissimo anche utilizzando la leva parecchio, e quindi sì, assolutamente una chitarra che vale più di quello che costa e che ricomprerei assolutamente, perché a parte tutto è bellissima. È bellissima, ha un sound veramente rock, il pickup è veramente un'uscita molto high gain, e cos'altro? Il potenziometro del volume, ne ha soltanto uno, un potenziometro soltanto, e funziona da potenziometro, a differenza degli altri video che ho visto su questa chitarra, dove si diceva che il potenziometro funzionasse un po' come uno switch, quindi a 10 il volume fosse presente, a 9 già scomparisse. In realtà nella versione che è arrivata a me il volume funziona proprio in maniera scalare come dovrebbe, da 10 a 0 in maniera graduale, il suono va ad annullarsi. E adesso passiamo alla prova del suono. Ed eccoci alla prova del suono. La chitarra adesso è collegata all'ampli con valori di equalizzazione tutti a 5, quindi tutti a metà. Ed è collegata senza effetti assolutamente, soltanto la sua voce. Sentiamo come tiene l'accordatura col tremolo. Come potete sentire, anche utilizzando il tremolo, la leva del tremolo, che è un tremolo economico, non è un Floyd Ross, l'accordatura tiene. E adesso andiamo a provare il suono distorto. Thank you.
una chitarra che sicuramente ricomprerei perché mi piace su tutti gli aspetti, è davvero fantastica. Vi ricordo che questa è una recensione da cui io non becco nulla, non ho sponsorizzazioni, semplicemente la faccio per divulgare, come vorrei farne delle altre. Se vi è stata utile questa recensione e vi è piaciuta, mettete un like se vi va, se non siete così pigri, magari iscrivetevi anche al canale, non vi costa nulla, ma a me mi date magari un po' di stimoli per continuare. E niente, grazie per l'attenzione, a presto.